Caraibi, gente, bentornate e bentornati sul mio canale. Io sono Gianluca Loggia, meglio conosciuto come Walone, e oggi voglio parlarvi di come ho intenzione di fare, di proporre recensioni su questo canale YouTube. Vediamolo insieme. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti per la fantastica accoglienza che ho avuto la settimana scorsa, la mia prima recensione della vita su YouTube, la prima recensione della storia di questo canale, e cioè quella di Resident Evil Village. Chi mi conosce sa che ho fatto per tutta la vita questo lavoro, quello di recensire videogiochi, chiacchierare di videogiochi. L'ho fatto sulle riviste cartacee, poi sui siti web, e adesso lo sto facendo anche su Twitch e su YouTube. Ne ho scritte tantissime di recensioni, no? Sulle riviste, sui siti, ma è la prima volta questa che faccio una recensione su un canale YouTube. Sono, devo dire, anch'io molto contento del risultato, perché ne è venuta fuori una chiacchiera piacevole, ma al contempo anche, secondo me, abbastanza mirata, no? Su quello che voleva essere lo scopo del video, della recensione. E devo dire in particolare che sono molto contento anche del lavoro fatto da KJ montatore in fase di gestione del video, della grafica del video, della creazione della pagella, eccetera. Sono molto contento quindi di come è venuto il video in generale, e per questo mi fa molto piacere che sia piaciuto anche a voi. Invito tutti quanti a guardarlo se non l'aveste ancora fatto, così anche un po' per capire di che cosa sto parlando. Comunque, partendo da quel video, che è già una buona manifestazione di quello che voglio proporre quando farò altre recensioni su questo canale, andiamo a vedere più nel dettaglio che tipo di spirito voglio mettere nelle mie recensioni qui su YouTube, e anche un po' più nel pratico come voglio farle. Allora, cominciamo da una cosa molto importante che avete sottolineato in tantissimi nei commenti alla recensione, sia sotto il video su YouTube, sia sui social, sia sul canale Twitch durante le nostre live dal lunedì al venerdì alle 13, e cioè che in molti avete avuto la sensazione di leggere una recensione su una rivista cartacea. In molti hanno ricordato i tempi di PSM o anche di giochi per il mio computer, in generale delle riviste cartacee, soprattutto per via del fatto che la recensione è caratterizzata da una pagella con voti assegnati a diverse voci che riguardano gli elementi del gioco. Allora, innanzitutto questa cosa mi fa molto molto piacere, perché il mio intento è esattamente quello di portare un po' lo spirito delle riviste cartacee in generale su questo canale YouTube, e ovviamente in particolare in questo caso nel fare le recensioni. La pagella, sì, mi piaceva tanto proporla in questo modo con le diverse voci, proprio perché pensavo alle riviste cartacee, proprio perché anche a me piaceva tantissimo la pagella con le diverse voci delle riviste cartacee. E vediamo allora anche come funzionano le diverse voci che ho intenzione di proporre di recensione in recensione, perché non saranno sempre le stesse. Questa è una cosa importante, no? Probabilmente ce ne saranno tre fisse. Dico probabilmente perché non è neanche escluso che pure le tre fisse potrebbero cambiare, però quelle che ritengo le tre voci che molto probabilmente saranno sempre fisse di recensione in recensione sono gameplay, che volendo potremmo chiamare anche giocabilità, come si faceva un tempo, no? Però oggi la parola gameplay, innanzitutto la parola gameplay è un po' più vasta, come abbraccia, diciamo, un significato un po' più vasto, secondo me, e poi anche un po' più moderna, è giusto utilizzarla al posto di giocabilità. Comunque, gameplay, grafica e sonoro sono le voci che bene o male rimarranno sempre in tutte le recensioni, mentre invece per Resident Evil Village ho usato ad esempio trama, atmosfera e rigiocabilità, perché mi sembravano tre elementi importanti
per il tipo di gioco e il gioco in questione. In altre occasioni potrei usare voci completamente diverse da queste, o le stesse o alcune di queste e altre diverse. Per esempio, in una recensione di un Souls-like mi preoccuperei di dare un voto al level design, per esempio. No, se dovessi recensire Bloodborne non potrei fare a meno di dare un voto a un level design, sarebbe altissimo tra l'altro questo voto, e non lo so, un voto al senso di progresso, per dire, no? Che potrebbe essere una voce che starebbe bene anche in diversi altri giochi di ruolo o action RPG, eccetera, o anche in altri giochi proprio, no? Il senso di progresso può essere un qualcosa che in un Resident Evil Village comunque c'è, però è meno importante di trama e atmosfera, no? Immagino che sarete d'accordo, o comunque di base questa è la mia idea, io ve la propongo in questo modo, mentre invece in un altro gioco il senso di progresso è molto più importante. Oppure, sempre rimanendo su un Bloodborne, per esempio, potrei dare un voto alla voce multiplayer, che in Resident Evil Village non ha senso di esistere visto che il multiplayer non c'è. Chiaro? Quindi level design, senso di progresso e multiplayer, che potrebbero esserci nella recensione di un Bloodborne o di un altro Souls-like, spariscono in Resident Evil Village e lasciano posto a trama, atmosfera e rigiocabilità, che sono secondo me più importanti per quel tipo di gioco e per quel gioco in generale. Infatti le voci variabili possono cambiare a seconda del genere del gioco, ma anche del gioco stesso, di cosa ho sperimentato io in un determinato gioco, a prescindere dal genere. Non è che per forza in ogni gioco con una componente multiplayer io voglia per forza dare un voto alla voce multiplayer, perché potrebbe venire fuori una voce ancora più importante che emerge proprio dalla mia prova del gioco. Non so se mi spiego, no? Cioè, se scopro che in un gioco il senso di progresso, per dire, è proprio fondamentale, ma anche la trama e l'atmosfera sono importanti, allora io metto trama, atmosfera e senso di progresso. Magari il multiplayer, se lo considero meno rilevante, ne parlo nella recensione, ma non lo uso come voce da pagella a cui assegnare un voto. Perché secondo me è più importante l'elemento del senso di progresso, che può piacermi o no, attenzione, potrei decidere di inserire all'interno della pagella una voce che vuole sottolineare quanto non mi sia piaciuto un determinato elemento. E può essere una cosa importante da fare in qualche recensione. La flessibilità della pagella per quanto riguarda le varie voci è secondo me un elemento molto molto importante, perché ogni gioco è diverso, ogni gioco può far emergere l'attenzione verso un elemento piuttosto che un altro, è una cosa secondo me abbastanza importante. Questo per quanto riguarda la pagella e le voci. Se ti piace Ualone, adorerai Ualone Live. Così si fa alle tre! Così si fa alle tre! Ualone, da lunedì al venerdì su Twitch. Per quanto riguarda la struttura proprio del video, no? Di come presentare la recensione, io sono molto contento, devo dire, del video strutturato nel modo in cui ho strutturato Resident Evil Village, no? Una parte iniziale in cui parlo io, una breve presentazione, poi parte la recensione con immagini di gioco e la mia voce su queste immagini, che man mano parla del gioco a 360 gradi, soffermandosi sugli elementi che poi sono quelli della pagella, e chiudendo con un voto alla fine di ogni sottochiacchiera sugli argomenti, con la pagella che si riempie pian piano. Mi piace un sacco questa cosa, spero piaccia tanto anche a voi, fino a completarsi per poi arrivare alla valutazione. Alcuni di voi hanno chiesto una maggiore presenza mia in video, magari di tanto in tanto, tra una voce e l'altra. Sì, non è una cosa a cui sono contrario, anzi, mi fa piacere che l'abbiate chiesto, si può anche fare, non ve lo prometto, semplicemente per una questione di
come dire, di ottimizzazione dei lavori, ok? È una struttura che funziona abbastanza bene, questa, con il corpo centrale della recensione affidato solo alla parte audio, con immagini del gioco che scorrono, che comunque sono importanti da vedere, secondo me, sono, nel caso di Resident Evil Village, tutte cose grabbate da me, da miei gameplay, e che sono state messe lì, grazie anche al lavoro di KJ Montatore, in modo, diciamo, preciso sulle cose che volevo più o meno dire e magari anche far vedere in video. Però non escludo che si possa anche fare quello che chiedete, una bella idea, no? Quella di mettere un po' più di video in cui parlo anch'io, anche tra una voce e l'altra della pagella. Comunque sottolineo ancora una volta che mi piace il modo disordinato, no? In cui si riempie la pagella, non è che si va in ordine, tipo prima la grafica, poi il sonoro, poi il gameplay, poi la trama, poi l'atmosfera e poi la rigiocabilità nel caso di Resident Evil Village, ma a seconda di come si sposta il discorso nel corso della recensione, si va a riempire prima una voce, poi un'altra, anche in modo disordinato, no? Tipo un puzzle che si va a comporre, che non è che si inizia dal pezzo in alto a sinistra e poi si finisce col pezzo in alto a destra. Questa parte mi piace abbastanza e credo di mantenerla, anche perché mi lascia molta più libertà nella gestione proprio della chiacchiera, della scrittura della recensione. Lo chiarisco, io la recensione me la scrivo prima, no? E poi dopo la metto voce su video, però in realtà me la scrivo prima, come se fosse esattamente una recensione da rivista cartacea. Ovviamente ho in mente il fatto che invece debba essere un testo che possa funzionare anche come video, almeno ci provo a fare questa cosa, però sicuramente me la scrivo prima, volevo anche specificare questa cosa. Una precisazione, una curiosità: che cos'è l'underscore? Perché metto l'underscore nei voti e non un punto o una virgola o addirittura una percentuale, no? Come inizialmente avevo pensato di mettere i voti in percentuale, tipo 88%, 73%, eccetera. Invece adesso faccio 8 underscore, 8, 7 underscore, 3. Perché questa cosa? Perché è una sorta di inside joke con la community, è una roba che facciamo durante le live su Twitch con alcuni utenti. Parte tutto da un utente che si chiama VinStrike8 underscore 8 e che sia io che KJ Presidio nominiamo in questo modo durante le live, con una grande enfasi sull'underscore, e questo ha portato molte altre persone a mettersi gli underscore nel nick per darmi modo di pronunciarli in questo modo, e allora naturalmente la pagella, su suggerimento proprio della community, non mi ricordo di chi di preciso, se ci sei vieni fuori, fatti riconoscere, anche la pagella è diventata la pagella, la underscore pagella, con i voti con gli underscore. Un'altra cosa importante che volevo dire riguarda proprio il voto: che cosa rappresenta quel voto per me? I voti a tutte le voci della pagella, ma anche soprattutto il voto che è la valutazione finale. Che cosa rappresenta? Rappresenta quello che penso io del gioco, ovvero il mio gradimento nel giocare, provare, finire quel determinato gioco. Lo dico perché, per esempio, c'è una differenza con quando scrivevo le recensioni sulle riviste cartacee o sui siti web, in cui bene o male il mio voto, comunque lo assegnavo io, però rispecchiava un po' anche l'idea complessiva che la redazione intera poteva avere di quel prodotto. In molti casi i voti di alcune recensioni importanti comunque venivano discusse con tutta la redazione, non perché il voto lo potessero decidere anche altre persone che non avevano giocato il gioco, no, il recensore è quello che ha giocato il gioco e dà la sua idea di voto, ma l'aiuto della redazione serve a contestualizzare quel voto, a integrarlo con la linea editoriale della rivista e soprattutto
soprattutto con la scala di valori che quella testata dà in generale ai videogiochi, no? Cerco di farvi capire meglio. Se io voglio dare tipo 6 a Bloodborne, perché, non lo so, lo trovo troppo difficile, troppo impegnativo, una roba che... E propongo questo voto a una testata che ha dato 9,5 a Demon's Souls, 9,8 a Dark Souls, 8,9 o 9 a Dark Souls 2. Arrivo io e Bloodborne voglio dare 6, ovviamente non va bene, no? È chiaro. Cioè, deve essere un voto in linea con quello che la testata pensa di quel genere di giochi, di quel filone. Quindi è una roba. Ho fatto un esempio esagerato, no? Dicendo 6 a Bloodborne, però ci siamo capiti. Cioè, il voto deve essere un po' anche in linea con i trascorsi della testata, con come la testata ha valutato altri giochi. Ed è una cosa che si può fare solo discutendone in redazione, perché ovviamente ogni gioco magari lo prova una, può capitare che lo provi un redattore, un recensore diverso. Invece in questo caso il voto che assegno a un gioco è solo ed esclusivamente il mio gradimento al gioco. Non mi faccio neanche il problema, e perciò ve lo spiego, il problema che mi piace che si faccia per esempio Dadobax, che assegna due diversi voti, è molto interessante quella cosa, dove un voto è quello che lui pensa del gioco in modo, diciamo, il più impersonale e obiettivo e distaccato possibile all'interno del mondo dei videogiochi, un po' come guida all'acquisto o comunque guida all'idea che ci si può fare di un gioco. E l'altro voto che assegna è quello del suo gradimento. Ecco, io assegno solo il voto relativo al mio gradimento. È una scelta, è una mia scelta. Credo che sia molto più importante per chi ascolta una recensione sapere che cosa ne pensa una persona di quel gioco che com'è il gioco in generale, che è un'idea che magari ci si può fare appunto ascoltando, guardando, leggendo diverse recensioni, se non addirittura avendone la possibilità provandolo il gioco, no? Quindi ci tengo molto di più a sottolineare cosa ne penso io di un gioco e a dare il voto del mio gradimento al gioco, che è un voto, diciamo, che dovrei cercare di proporre in modo oggettivo, che è una cosa, che un esercizio che può essere interessante, ma non è quello che voglio fare con le mie recensioni. Voglio parlare solo del mio gradimento al gioco. Ultima cosa, in generale qualcuno ha anche chiesto perché i voti, perché diamo ancora voti, non sarebbe meglio chiacchierare e basta. Ci ho pensato a lungo, prima di decidere di mettere i voti nella prima recensione e di conseguenza di volerlo fare in generale. Potrei anche cambiare idea, però per adesso mi sento di voler fare recensioni con i voti, non solo con un voto finale, ma addirittura con i voti alle singole voci della pagella. Perché? Perché mi diverte. È un esercizio di chiacchiera e di discussione molto interessante, secondo me, e soprattutto perché è un modo estetico, no? di presentare quello che io penso di un gioco, di qualcosa in generale. Dare i voti è una cosa divertente, molto divertente. Se noi pensiamo che i voti non siano la cosa più importante, e sono assolutamente d'accordo, ma che sia più importante la chiacchiera, no? sul gioco, sono d'accordo al 100%. Però perché rinunciare ai voti? Cioè, se sappiamo che è più importante la chiacchiera, concentriamoci sulla chiacchiera e prendiamo i voti per quello che sono, no? Una ciliegina sulla torta della chiacchiera, se vogliamo, che si può anche togliere se uno non gradisce la ciliegina, la pigli dalla torta, la togli facilmente e ti mangi la fetta di torta e basta. Anch'io penso che sia più importante la chiacchiera, ma ho superato la cosa di i voti fanno... Se la gente discute solo dei voti e non legge tutta la recensione, non ascolta tutta la recensione, il problema non è nel voto, il problema è nell'incapacità di dare la giusta attenzione alle cose più importanti, no?
secondo me è quello. E quindi no, ben vengano i voti, a me piacciono, mi divertono, mi diverte assegnarli, mi diverte anche chiacchierarne e discuterne. Ho notato che nella recensione di Resident Evil Village non ci si è affatto soffermato tanto su quelli, ma si è parlato un po' in generale di tutta la recensione, quindi io direi che la community anche è pronta a questa cosa, a giocare con i voti, senza necessariamente farne la cosa più importante, l'unico motivo di discussione, eccetera. Quindi direi che va molto bene così. Allora, vi ho parlato della sensazione di rivista che voglio dare alle recensioni, in generale al canale YouTube. La pagella è assolutamente un'eredità che mi porto dietro dalle riviste cartacee e quindi mi piace così, con i voti alle diverse voci. Vi ho detto che le voci possono cambiare, ce ne saranno alcune fisse e altre che cambiano a seconda del gioco. Vi ho parlato di come mi piace la struttura delle recensioni, vi ho spiegato anche che cos'è l'underscore, che cosa significa il voto finale, e cioè solo il mio gradimento al gioco, e vi ho anche spiegato perché ho deciso di usarli i voti in queste recensioni, per quanto io creda che la cosa più importante sia la chiacchiera, ok? Se ci sono altre domande sulle recensioni, fatemele sapere qui sotto nei commenti. Spero che ci siano. Io spero di avervi detto un po' tutto quello che penso, ma potrei aver dimenticato qualcosa. Se voi invece avete altre curiosità o mi fate notare che potrei aver dimenticato qualcosa in questa spiegazione, fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi anche al canale e attivate le notifiche cliccando sulla campanellina, così non vi perdete né le prossime recensioni né i prossimi video di approfondimento. E vi ricordo di seguirmi anche su tutti i social, perché la chiacchiera continua anche lì, sui social, sul canale Telegram e su Twitch, dove dal lunedì al venerdì sono in live alle 13 per il Buongiorno Laggato. Bene, detto questo, io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui. Il video è venuto un po' lungo, però ci tenevo a parlarvi bene di tutto quello che voglio fare con queste recensioni, come trattarle, come proporvele. E grazie quindi per aver seguito fin qui, ci vediamo a un prossimo video. Caraibi. Fermi tutti, un Caraibi anche da parte di KJ Presidio e da parte della redazione di Kaiba Station, detta Kaiba Station. Vi ricordiamo che potete cliccare in giro qui sullo schermo per vedere altri video su questo stesso canale. Grazie e Caraibi.